Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi e oggi, a grande richiesta, perché nell'ultimo video me l'avete chiesto, vi faccio vedere quali sono gli 8 profumi, secondo me, che in una collezione, almeno se mi seguite, non possono mancare. Ci saranno delle novità. Andiamo. Error. Molti di voi che mi seguono probabilmente sanno già quali saranno alcuni dei profumi di nicchia, perché questa volta parliamo dei profumi di nicchia, che non mancherò di menzionare in questo video, ma con qualche novità che non vi spoilerò. Ma prima di cominciare, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è molto importante. Se non lo fate, non mi volete bene. Detto questo, cominciamo. Non prima però di aver svapato, perché molti di voi mi dicono: ah, che fastidio quando svapi. Ah sì? È fastidioso, dici? E allora lo faccio. Post scriptum, ma prima, sono tutti unisex, tutti, dal primo all'ultimo, ok? Quindi uomini, donne, aprite bene le orecchie. Cominciamo questa carrellata con Megamare di Orto Parisi. Che fantastico profumo, ve ne ho parlato tante volte, ormai è entrato un po' a far parte della vita quotidiana di ogni amante dei profumi. È fantastico. Un'opera d'arte che però è indossabilissima. È questo che mi piace dei profumi artistici come Megamare, perché sì, è arte, ma questo, ragazzi, è indossabile, riceve complimenti, lascia una scia clamorosa. È il profumo di Odino. Sa di alghe, di mare, di salsedine, di mare scuro, nero, in tempesta, ve l'ho descritto tante volte. Megamare non può mancare in una collezione di profumi di nicchia, è imprescindibile. Spettacolo di profumo. Ma andiamo avanti, lo conoscete bene. Un altro profumo che, secondo me, in una collezione di nicchia dovrebbe esserci... Oddio, è difficile, ok, fare questo video per me, perché fondamentalmente stiamo parlando di profumi artistici, quindi badate bene, quello che vi dico, non comprate nessuno di questi profumi a scatola chiusa, ok? Ve lo dico io quelli che si possono prendere a scatola chiusa, quindi Megamare lo potete anche acquistare a scatola chiusa, a occhi chiusi. Ma non Malus. Malus di Nobile 1942. Questo splendido capolavoro è buonissimo, ok? Fantastico, incredibile. È un profumo fruttato con incenso. Cioè, voi pensate alla mela, alla frutta caramellata insieme all'incenso, la mirra, i legni. È un profumo che apre delle porte, io lo dico sempre, è qualcosa di molto personale, ok? Questo profumo qui. Non è facile da indossare, anche se al contempo è abbastanza semplice da indossare per chi invece ama questo tipo di profumi, quindi incenso, frutta, è dolce, speziato, luminoso, ma anche enigmatico, se vogliamo. Ma con quella frutta, con quella mela, che gli dà questo aspetto meno serioso, ok? Rispetto ad altri profumi con incenso. Non sa di incenso di chiesa, assolutamente no, è un incenso decisamente più ammorbidito, è morbido, è rotondo, è cremoso. E riesce a trasportarvi assolutamente in una dimensione parallela. Bellissimo profumo, un gran capolavoro, ma non acquistatelo a scatola chiusa. Questo va provato prima di acquistarlo, ok? Mi raccomando. Un profumo che deve esserci nella collezione di un appassionato di profumi di nicchia è sicuramente Gozo di Jeroboam. Gozo di Jeroboam, io ho la versione da 100 ml che mi è stata inviata, quella da 30 ml che avevo comprato l'ho regalata a mia zia che è innamorata di questo profumo. È stupendo, plasticoso, tuberoso, profumo del sesso, il profumo del sesso, questo profumo che ti fa venire voglia di... è carnale, ti fa venire voglia di sesso, è fantastico, un fiorito, strano, ricorda la Red Bull, fragoloso, con questo fiorito plasticoso, ma una plastica buona, tipo quegli odori di plastica che però sentiresti in continuazione, muschi bianchi potentissimi e una trasformazione su pelle da paura, profumo sexy, fantastico, non vi dico niente di nuovo. Gozo di Jeroboam. Il prossimo profumo voglio spruzzarlo nel mio calice della snasazione.
Oh sì, ne ho voglia. Voglia di snasarlo e di goderne ogni effluvio. Oh sì, baby. Mamma mia. Che profumo. Oh, anche lui è sensualissimo, ma in maniera differente. Non da amore, ma da sesso animale questa volta. Mentre per gozzo c'è questo fascino, questo trasporto amorevole, per lui no. Oh, è animale. Oh, sì. Sto parlando di laboratorio olfattivo, Cache Noir. Ragazzi, che profumo, che profumo. Oh, quanto lo adoro, quanto lo adoro. Tra l'altro ringrazio la profumeria Mencanta di Aversa, un'amica, che ha un negozio, tra l'altro, bellissimo, quindi vi invito ad andarlo a visitare, oppure a vedere il sito online, non so se ce l'ha. Comunque mi è stato regalato perché gli dissi: questo profumo è fantastico. Lei lo prese e me lo regalò. È qualcosa di incredibile. È narcotico. Ambrato, narcotico, a tratti velenoso. Le note che si sentono, che si percepiscono, sono assolutamente la lavanda, il patchouli, le resine, ok? Quindi il benzoino, dolce, ma anche quell'odore tutto suo del benzoino, che sa un po' di ambra, di balsamo, di albero. L'eliotropio, che è un fiore, quindi si sa anche di fiori. Ah, è un bouquet fantastico. La rosa è stupendo. Questo è un profumo stupendo, ragazzi, che non dovete lasciarvi scappare assolutamente. Sto parlando di Cache Noir, laboratorio olfattivo. Un altro profumo che sapete, avete già sentito il tintinnio, che non deve mancare nella vostra collezione, e questo un po' anche per i neofiti, un po' per tutti quanti, ragazzi, anche se cominciate oggi a praticamente cercare profumi da mettere nella vostra collezione di nicchia, andate con... No, l'ho lanciato malissimo. Intense Pepper di Montale. Oh, il mio Montale preferito. Sì, è lui il mio Montale preferito, c'è poco da fare. Ve l'ho detto tante volte, per adesso perlomeno è ancora il mio preferito. Oh, che bellissimo profumo. Oh, è stupendo. Pepe. Pepe, il pepe muschiato e legnoso, più bello con questo limone sparkling, fresco ma anche speziato, da una durata estrema, dal fascino incredibile. Questo è un profumo stratosferico, quanto mi piace. Quanto mi arrapa, quanto mi arrapa, è sexy, è arrapante. Lui è arrapante, c'è poco da fare. Pepe, come se piovesse, spezie. Legno e limone. Ragazzi, durata infinita, scia pesante. Bello. Intense Pepper. Un altro profumo di cui mi avete par sentito parlare ultimamente e che vi posso garantire è entrato tra i miei preferiti della profumeria di nicchia, nella mia collezione. Sto parlando di Mumbai Noise di Byredo. Wow. I miei preferiti di Byredo sono Mixed Emotion, Udi Mortel e questo fantastico Mumbai Noise. Oh, che bello! Questo è un profumo orientale con una nota super particolare di Davana, che non so cos'è, ragazzi, la Davana. Comunque dovrebbe essere una sottospecie di felce. Magari ditemelo voi nei commenti che cos'è. Comunque si sente che è particolare. Credo sa un po' d'erba, vi dico la verità. Ma poi arriva questo caffè unito all'oud, ok? E alle note di labdano, che fanno di questo profumo un qualcosa di spettacolare. Scia, persistenza, spettacolo. È bellissimo. Somiglia un pochino alle vibes di Black Afghano, ma io, ragazzi, ve lo posso dire, tante persone mi hanno detto: guarda, Alex, che io ho sentito Mumbai Noise, veramente mi ricorda Black Afghano. Ricorda, avete detto bene, ricorda, ma non è assolutamente, assolutamente Black Afghano. Lo preferisco di gran lunga, mi piace tantissimo, mi ha affascinato e per tutti gli amanti di Black Afghano, cioè,
provatelo assolutamente, perché Black Afghano ormai, purtroppo, ve l'ho detto, per quanto mi riguarda è super inflazionato e non ha più senso per adesso, perlomeno. Magari in futuro, fra qualche anno, tornerà in voga quel profumo fantastico, ok? Però per ora ce l'hanno tutti e quindi Mumbai Noise è un'alternativa spaziale. Spettacolo. Andiamo sul classico, un profumo di cui mi avete sentito parlare milioni di volte, ne avranno venduti decine di migliaia, penso, di pezzi. Eh sì, sto parlando di lui. Scrivete nei commenti se sapete già di cosa sto parlando. Tanto lo so che lo sapete, lo so. E dopo di lui c'è una novità, eh. Sto parlando di Red Tobacco. Oh, il mio Red Tobacco di Mansera. Stupendo, che ve lo dico a fare? Dai, ve ne ho parlato mille volte, quindi non mi soffermerò. Però dovete sapere che tanti nuovi iscritti si iscrivono ogni giorno sul mio canale e cercano le recensioni. Quindi, Red Tobacco, scia e persistenza over the top. È un profumo che sa di tabacco dolce, quindi miele e tabacco uniti insieme che formano una melassa. Immagina questa melassa di tabacco e miele, tabacco da pipa, super fragrante e profumato, insieme a pera candita, ok? E oud, legni e spezie. È un profumo dolce, carismatico, pieno di questa... non serve la parola, avete capito dalla mia espressione, è... Anche lui è arrapante da morire, piace a tutti, uomini e donne, è fantastico. Ve ne ho parlato mille volte, quindi non mi soffermo. Red Tobacco di Mansera. E come ultimo, ma non per importanza, una new entry. Sto parlando di Desire Toxic di M. Micallef, Maison Micallef. Wow, ragazzi, questa è un'orgia di frutta. Allora, al suo interno... cardamomo, spezie, uva, legno di quercia, benzoino, c'è il muschio, c'è il patchouli, è ricco, sfarzoso, incredibilmente sexy anche lui, un profumo da wow questo qui, mamma mia, forte, pungente, questa frutta, questa macedonia, è come se l'uva stesse facendo un'orgia proprio, un'orgia. Ah, pazzesco, boschivo, verde e fruttato, anche con qualche leggero tratto metallico, questo cardamomo che rimane per tutto il tempo e gli dà questo sentore quasi limonoso insieme all'uva. Bah, ragazzi, c'ha uno stile tutto suo, è bellissimo. Non mi ricordo, ma costicchia, se non sbaglio, costicchia un po' Desire Toxic, ma... Quanto è buono, fantastico. Quest'altro profumo è assolutamente semplice, facile, è un profumo di estrema qualità, durata, scia, persistenza, over the top, ma è un profumo facile, semplice, che potete prendere anche a occhi chiusi, d'accordo? Desire Toxic, mamma mia, bellissimo. Bene, questi erano i profumi della mia collezione che vi consiglio di avere nella vostra, ragazzi. Quindi sono sicuro che tutti questi che vi ho presentato potrebbero diventare nella vostra collezione i vostri preferiti. Fatemi sapere qui sotto quali sono invece i profumi che secondo voi io dovrei assolutamente avere per forza nella mia collezione. Sarò molto contento di leggervi tutti. È vero, non rispondo, ma ragazzi, non rispondo a tutti, a volte rispondo, ma sappiate che leggo tutto, so tutto di voi, perché tutti quelli che commentano più volte io li leggo sempre. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Oh, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete pure la campanellina, mettete like, fate tutto. Ciao.